Questa sera parleremo di audiolibri, ma in particolare scopriremo come nasce un audiolibro. È una diretta questa realizzata in partnership con Audible e avremo anche un ospite molto speciale, ovvero Lucia Caponetto, lettrice ad alta voce, che fra i vari lavori che ha realizzato ha registrato anche un audiolibro. La giusta distanza di Sara Rattaro, che è diventato un audiolibro esclusiva di Audible. Ma andiamo per ordine. Intanto io vi do il benvenuto e vi saluto e aspetto appunto che riusciate a raggiungermi. Farò una breve introduzione per quanto riguarda il mondo degli audiolibri e senza ovviamente dimenticarci i podcast e vi invito se vi fa piacere anche a lasciarmi i vostri commenti per condividere anche cosa ne pensate riguardo agli audiolibri e ai podcast e qual è stata magari la vostra esperienza. Mi farebbe davvero molto piacere confrontarmi con voi su questo perché la prima parte di questa diretta sarà dedicata proprio a questo, al fatto che mi piacerebbe condividere con voi quella che è stata proprio la mia esperienza riguardo agli audiolibri. E dopo ci raggiungerà qui in diretta Lucia Caponetto che appunto riuscirà a farci entrare nel dietro le quinte di come si realizza un audiolibro. E dunque, c'è già un commento di Andrea. Stavo proprio ascoltando un audiolibro prima di entrare. Ciao Andrea, grazie, vedi, sarà stata telepatia oppure è un segno del destino. Ma andiamo per gradi. Io inizierei intanto, spero che appunto altre persone riescano a raggiungerci, ma in ogni caso potrete rivedere anche questa diretta e anche commentarla. E, dunque, parliamo di audiolibri. Qual è stata la mia esperienza? Perché ho iniziato ad ascoltarli più che altro. E io ho iniziato ad ascoltare gli audiolibri già 2 anni fa, abbondanti. Ascoltavo già i podcast, più che altro musicali, anche i podcast che ascoltavo appunto su Radio Rai 3. E dopo mi sono avvicinata appunto all'ascolto degli audiolibri. Perché era un periodo in cui per lavoro ero sempre fuori casa, ma soprattutto sempre in grandissimo movimento. Guidavo molto, quindi passavo tantissimo tempo in macchina e quindi non avevo tantissimo tempo di mettermi comoda sulla poltrona con un bel libro, leggere e rilassarmi. E sinceramente mi dispiaceva il pensiero di perdermi, il piacere di appunto avere un momento dedicato ai libri e quindi ho iniziato a curiosare il mondo di Audible perché appunto ho iniziato ad ascoltarli proprio con Audible e devo dire che mi sono sempre trovata benissimo anche come qualità proprio degli audiolibri e quindi qualche anno fa ho cominciato ad ascoltarli. E come primo ascolto, il mio primo ascolto su Audible è stato Stoner, che forse molti e molte di voi conosceranno, e sarà che ho, diciamo così, beccato subito il libro giusto, me ne sono completamente innamorata. Si è rivelata un'esperienza nuova per me e non lo nascondo, all'inizio anche un po' strana. Ma perché non ero minimamente abituata ad ascoltare un libro e quindi come prima impressione ho dovuto un po' prenderci confidenza perché ero sempre abituata a leggerli i libri. In realtà, dopo pochissimo tempo, ho subito potuto, godere del piacere di ascoltare un libro e ovviamente, me ne sono completamente innamorata e di lì ho continuato non solo a leggere i libri, ma anche ad ascoltarli. Fatemi sapere anche qual è stata la vostra esperienza. Io dopo leggerò anche i vostri commenti, poco prima di far entrare appunto Lucia Caponetto in diretta, che ci racconterà appunto come nasce un audiolibro basandosi appunto su quella che è stata ed è la sua esperienza come lettrice ad alta voce. E quando, come ascoltare gli audiolibri? In realtà, appunto, io ho cominciato così, proprio
per un'esigenza legata al fatto che non avevo tempo di leggere il libro cartaceo, però in realtà ho subito provato talmente piacere nell'ascolto che ho capito una cosa, che in realtà l'audiolibro diventa una vera e propria esperienza letteraria a sé. Quindi non ha solo la bellissima e importantissima funzione di sostituirsi al libro quando non possiamo leggere, ma in realtà secondo me, e appunto questa è la mia esperienza, poi se volete raccontatemi anche la vostra, rappresenta un'esperienza a sé stante, proprio perché, e questo lo amo dirlo sempre, che ho compreso il fatto che secondo me non è molto appropriato paragonare il libro all'audiolibro, perché si tratta innanzitutto, come ben sappiamo, di due formati molto diversi e quindi anche l'esperienza è diversa e anche la fruizione è differente, per cui il piacere che ne deriva è un'esperienza peculiare. Per quanto riguarda il libro e poi per quello che è appunto l'ascolto di un audiolibro, almeno questa è stata la mia esperienza. Io me ne sono subito innamorata degli audiolibri, ma ascolto anche sempre tantissimi podcast e infatti spero di poter dedicare una delle prossime dirette anche ai miei suggerimenti per quanto riguarda l'ascolto dei podcast. Fatemi sapere se anche voi ascoltate gli audiolibri o ascoltate i podcast, qual è stata magari la vostra esperienza, scrivendomi qui nei commenti. E ovviamente dopo parleremo anche con Lucia Caponetto che ci porterà dietro le quinte, ci svelerà come nasce appunto un audiolibro. Quando ascoltarli? Io in realtà li ascolto in tutti quei, diciamo così, tempi morti della giornata, quindi quando sono in macchina ormai ascolto solo audiolibri, ma lo confesso, anche quando faccio le pulizie di casa. Ascolto i miei audiolibri e vi dirò, le pulizie di casa sono diventate un momento piacevole proprio grazie all'ascolto di audiolibri che mi permette di, oltre ai libri che leggo nel corso del mese, di aumentare appunto i libri e i titoli e quindi insomma poterne anche godere in modo diverso perché molto spesso gli audiolibri sono letti da voci di attori bravissimi e quindi ne deriva davvero un grandissimo piacere. E per chi forse saluto, mi stanno arrivando tantissimi saluti, Lucia già ci sta seguendo e tra poco la farò entrare qui con noi in diretta perché ha tantissime belle cose da raccontarci. Saluto anche Federica. Adesso do intanto uno sguardo. Nebula Daphne, grazie per essere qui. Vedo che siete già in tanti e in tante. Ho un altro commento, cerco di recuperarli nel frattempo perché non vorrei. Ah, ecco, Lucia chiedeva ad Andrea cosa stava ascoltando. Andrea, scrivicelo così poi lo scopriremo anche noi. E dunque, volevo prima di far entrare Lucia qui in diretta con me, per chi magari non ha molta familiarità con questo tipo di formati, spiegarvi un po' la differenza tra audiolibri e podcast. Magari molti di voi già lo sapranno, gli audiolibri sono dei veri e propri, come dice la parola, libri, letti da molto spesso voci di attori famosi, ma anche magari personaggi noti, anche più o meno noti anche dello spettacolo. I podcast sono degli ascolti realizzati su tematiche ad hoc e ne trovate davvero di tantissime tipologie. E su Audible c'è un catalogo veramente molto ampio, approfondito, c'è una vastissima scelta per quello che riguarda sia gli audiolibri, trovate davvero moltissimi generi letterari e anche moltissime novità, tra l'altro, perché ci sono sempre dei bellissimi aggiornamenti.
E poi anche tra i podcast trovate davvero degli ascolti molto interessanti su varie tematiche, quindi vi consiglio e vi suggerisco di dare un'occhiata. Tra l'altro, per chi non lo sapesse ma volesse provare, Audible dà anche la possibilità di fare una prova gratuita di un mese, quindi io vi consiglio di approfittarne perché davvero potete ascoltare tutto quello che volete e anche provare questa piattaforma, vedere come vi trovate. Quindi offre appunto questa possibilità di abbonamento, diciamo, gratuito per un mese per fare appunto una prova e poi potrete decidere cosa fare dopo averlo provato. La formula è molto pratica, devo dire, anche l'interfaccia è molto semplice, anzi vi verrà voglia di ascoltare di tutto e di più. Io quando vado a cercare un libro, metto nella mia libreria, ne metto tantissimi altri perché scorrendo vedo proprio che c'è una grandissima opzione di scelta. E quindi avete anche la possibilità di salvare i libri che più vi interessano e poi magari andarli ad ascoltare anche in un secondo momento. Vi suggerisco di andarla a visitare la piattaforma di Audible perché fornisce moltissime opzioni utili, ci si interfaccia davvero molto molto bene. E bene, a questo punto direi di mandare l'invito a Lucia Caponetto, per chi si è collegato solo adesso. Lucia Caponetto è una lettrice ad alta voce che oggi ci svelerà come si crea un audiolibro, come nasce e quindi ci porterà nel dietro le quinte di quello che è il suo lavoro, perché appunto lei ha realizzato fra vari lavori anche l'audiolibro della giusta distanza di Sara Rattaro, pubblicato da Sperling e Kupfer, che è diventato un'esclusiva Audible. Quindi adesso le mando subito l'invito. Eccola qua. E ora la facciamo entrare subito in diretta con noi. Ho anche tante domande da farle. Ora ci raggiungerà. Eccola Eccoci! qui. Ciao Ciao, Lucia, ben ciao, grazie, arrivata. grazie, grazie. Non vedevo l'ora, ero qui che aspettavo le mie amiche. Ma non ti vedo, dove sei? Su Instagram, dove sei? Eccole che sono già arrivate tutte e due, bravissime. Ciao Mari, Sono felicissima di averti anch'io. qui e ti ringrazio e sono davvero emozionata perché so che oggi sarai con me in una veste un po' diversa dal Vero? solito, perché avremo la possibilità di veramente scoprire in che cosa consiste il tuo lavoro ed avrò preparato, come sai, diverse domande da farti. Però invito anche chi ci sta seguendo, se ha delle Certo. curiosità e delle domande, di scrivercele qui nei commenti perché saremo sicuramente molto felici di rispondere. Intanto leggo alcuni commenti, ci stanno arrivando tantissimi saluti, tantissimi complimenti, Che quindi siamo io ti belle, ringrazio ma grazie, tantissimo. grazie. Grazie, grazie davvero. Allora Lucia, io già un po' ti ho Sì. presentato, però mi farebbe piacere appunto scoprire da te, dalla tua voce, chi è Lucia Caponetto e come nasce la tua attività di lettrice ad alta voce. Allora, Lucia Caponetto è una donna, purtroppo ormai non posso più dire ragazza, una donna che per tanti anni si è dedicata al teatro in modo dilettantistico, anche se mi sente la mia regista si arrabbia moltissimo perché ritiene che io sia una professionista. Sei troppo modesta. No, in realtà io faccio un grandissimo errore. Il professionismo, secondo me, va di pari passo con il guadagno ed è in effetti non è assolutamente vero perché ci sono moltissime persone che fanno questo mestiere per passione e sono dei grandissimi professionisti. Quindi sbaglio io, ma mi sembra quasi giusto di voler fare un po' la figa, come si suol dire, a dire queste cose. E allora preferisco sempre stare un passo indietro. Quindi io nel 2004, nel 2005 ho frequentato la scuola di Graziella Martinoli e la Pinguicola sulle Vigne era la compagnia teatrale e sono stata, diciamo, inglobata nella compagnia dopo alcuni anni dedicati alla scuola dove si faceva tutto, si faceva dizione con Luisa Martinoli, si faceva movimento scenico e con Barbara Martinoli, perché diciamo che è una famiglia dedicata a questo e Graziella Martinoli era
È la mamma delle due insegnanti, oltre a essere un'attrice che negli anni ha fatto tantissime cose, ha lavorato all'estero. Io ho avuto la fortuna di incrociarmi con questi personaggi che non ho più abbandonato. Quindi tutto parte dal teatro. Il teatro che poi mi ha portato inevitabilmente a lavorare sulla voce, no? E quindi ho scoperto questa voce che tendenzialmente piano piano aumentava, insomma, creava poi è anche bello durante gli spettacoli teatrali riuscire a tirar fuori la voce perché ti sentano fino laggiù in fondo, perché non sempre hai la possibilità di avere i microfoni, quindi quando lavori al di fuori del teatro e quindi di uno spazio, magari più difficilmente hai da gestire, insomma, hai la possibilità di avere dei microfoni. Poi quando la compagnia ha preso piede, abbiamo fatto anche tante belle cose e devo dire che siamo cresciuti. Siamo cresciuti tutti, io ero già tra le più grandi, per cui mi sono ritrovata con questi ragazzini grandi, università, poi lavoro all'estero e quindi si è un po' perso il discorso legato agli spettacoli teatrali che necessitano prove, insomma adesso cambiamo, no, non andiamo troppo fuori tema. Il succo è questo, che a me mancava tantissimo il mostrarmi, perché secondo me c'è una forte componente di egocentrismo, no? Nel teatro. Il teatro può essere una terapia per il timido e può essere anche un modo di farsi notare, no? E io appartengo alla seconda categoria perché sono un'estroversa egocentrica e quindi di fatto Sei un artista, e sono quindi ogni un'artista. artista ama esibirsi, ama Ecco, essere al centro esattamente, dell'attenzione per esattamente. poter comunicare la sua arte. Ti capisco molto Ecco, bene, e quindi tutto ciò assolutamente. mi ha avvicinato alla lettura. Ci sono state due cose concomitanti. Mi sono innamorata perdutamente di un romanzo della adesso amica carissima Sara Rattaro, Non volare via. E me lo sono proprio goduto in un andirianda Genova-Milano, Milano-Genova, e ho conosciuto questa autrice di persona, siamo diventate amiche, lei sapeva e sa che facevo teatro, a un certo punto mi ha detto, senti, ma perché non vieni a leggere il mio romanzo a una presentazione a Palazzo Ducale? Tra un po' svengo, le dico, ma Però, come? infatti, Nei miei non sogni immagino. c'era questa cosa, però che prima o Chissà poi che me lo chiedo. emozione in quel Pazzesco, sono momento subito avrai provato corsa, una e grandissima enorme, ma emozione. più che altro il terrore, più che l'emozione, perché poi sono molto egocentrica, è vero, però io mi terrorizzo, cioè anche durante tutte le volte che avevo da fare uno spettacolo teatrale, la mattina mi chiedevo ma perché fai queste robe? Perché stavo proprio, L'ho perché lo farò? fatto? E quindi sono andata da Graziale e ho detto Grace, assoluta, io la chiamo Grace. Aiutami a leggere ad alta voce. E la mia vita ed è cominciata tutta così la mia vicenda. Ho iniziato a leggere lei, poi io mi proponevo spesso e volentieri agli autori e autrici che su Genova presentavano i loro romanzi e quindi ha iniziato a girare questa voce. Poi a un certo punto, a furia di utilizzare la voce, ho cominciato a valutare l'idea dell'audiolibro. Chiaramente doveva essere un sogno che si sarebbe realizzato chissà dopo quanto tempo. Ho aperto un canale YouTube e mi sono messa Lucci con due C underscore legge, esattamente come leggete su Instagram. Ho aperto un canale YouTube e ho cominciato a leggere le fiabe per i bambini, poi ho cominciato a leggere pezzi di romanzi e così via. E quindi usa la voce, finché arriva questa meravigliosa notizia che effettivamente l'audiolibro poteva essere realizzato. Quindi il mio primo audiolibro per la piattaforma Audible, che è una delle piattaforme, se non la piattaforma più importante di audiolibri, direi ad oggi, caspita, è stata un'emozione. Ricordo esattamente dove ero la prima volta che mi hanno telefonato, dove ero la seconda volta. Peraltro il mio lavoro mi porta spesso in Sardegna e devo dire che la Sardegna e le notizie belle legate a questo tipo di, al mio secondo lavoro, sono spesso correlate. E così è nato il mio primo audiolibro. Sono stata contattata da uno studio di registrazione che mi ha detto le date nelle quali avrei potuto essere presente a Milano. E quindi A Milano quindi l'hai sì. registrato, quindi hai iniziato anche a viaggiare anche grazie a questo tuo secondo lavoro, ma non secondo sicuramente per importanza e l'amore che ci metti, Sicuro. ma avremo modo di entrare più tardi, a breve,
anche con altre domande proprio nello specifico del tuo lavoro. Sicuramente, Lucia, tu sei una donna estremamente intraprendente, perché anche da quello che ci hai raccontato, hai avuto davvero molta forza per cercare di realizzare proprio quello che volevi Vero. fare. E sicuramente, da quello che appunto ho visto, poi io ti conosco molto bene, ti sei data davvero molto da fare e credo che questo sia uno degli elementi fondamentali per avere successo in ciò Assolutamente. che si desidera fare e soprattutto, ancora elemento ancora più fondamentale, riuscire appunto a farlo. Ma io vorrei iniziare a entrare proprio nel vivo del tuo Sì. lavoro, perché ascoltando molti audiolibri mi sono sempre fatta una domanda e mi sono fatta anche una mia idea, però prima vorrei chiedere il tuo parere da Sì. professionista, ovviamente, ovvero come si fa la lettura di un audiolibro per quanto riguarda l'uso e l'intonazione della voce? C'è una differenza tra leggere ad alta voce e recitare? In poche parole, la lettura per audiolibro va recitata o no? Ti chiedo questo perché è un aspetto che, come dicevo, è un aspetto al quale io ho pensato in diverse occasioni ed è sinceramente una domanda che mi sono fatta e visto che tu sei qui oggi ne voglio approfittare, ma so che è anche la curiosità Sì. di tante altre persone che ascoltano audiolibri e che si rapportano anche con questo Certo. formato. E a volte forse ci può essere anche un po' di fraintendimento, Sì, passami il assolutamente. termine, rispetto appunto a quello che ci si può aspettare dall'ascolto di un audiolibro e quindi da una lettura. Cosa ci puoi dire a questo Guarda, proposito? io posso dirti quello che mi è stato insegnato, perché poi ci sono persone che potranno non essere d'accordo, quindi va da sé che io ho cominciato questo tipo di ho iniziato questo tipo di professione avendo come maestra la mia insegnante di teatro, che chiaramente fa letture interpretate, è veramente matura a 360 gradi, quindi per me è stato fondamentale il suo supporto. Lei durante gli spettacoli teatrali, durante le prove degli spettacoli teatrali, ricordo che di fronte al nostro impegno, al termine della prova, lei ci guardava e ci diceva: bene, di più. Ogni volta era così e mi diceva sempre: ricordati sempre che a togliere si fa sempre in tempo, ad aggiungere no. Quindi tu dacci dentro e poi se capiamo che stai esagerando, torniamo indietro. E quindi io mi ricordavo questo discorso rispetto al teatro, rispetto insomma, all'interpretazione. L'audiolibro è qualcosa di differente. Adesso mi fa piacere che sia arrivato Ale. Ciao Alessandro, perché L'ho effettivamente vista è un anch'io. altro fruitore di audiolibri e quindi potrà dare Ciao sicuramente Ale. il suo contributo importante. Dal momento in cui tu ti metti al servizio, perché di fatto è questo che fai, tu ti metti al servizio degli ascoltatori, devi permettere loro di farsi un'idea rispetto al romanzo, quindi devi dare l'opportunità a loro di cogliere per se stessi sfumature, perché noi siamo arrivati dopo, però normalmente il rapporto che si instaura tra il lettore e il libro è esclusivo. Quindi noi ci infiliamo nel mezzo, no? E quindi mi viene da dire, dal momento in cui tu ti inserisci in qualche cosa che esiste già, ci devi entrare in modo delicato. No? Quindi, Sì, sono d'accordo, secondo assolutamente. me, l'attore o il narratore si deve porre un passo indietro, non deve esagerare, perché altrimenti, al di là del fatto che possa dar noia all'ascoltatore diciamo, più sensibile rispetto a proprio dei toni di voce rispetto ad altri, perché in quel caso abbassi il volume e la risolvi, invece è proprio importante, dare. Ma lasciare al lettore l'occasione di scoprire il libro attraverso, d'accordo, la tua voce, ma questo che cosa crea? Crea delle critiche violente
nei confronti di chi invece probabilmente desidererebbe avere un narratore che mette tutto se stesso. Attenzione, il fatto, cioè io non è che non metta tutta me stessa, d'accordo? Adesso io se poi riesco, ho messo qui un libro perché mi farebbe piacere, ma non vorrei essere presuntuosa perché ho provato prima un attimo, io non so se riesco tanto bene a fare quello che avevo in mente, quindi non vorrei farmi un autogol, però dicendolo prima ti salvi sempre, eh. Nella vita ricordati Esatto, infatti sempre che hai se fatto tu metti le mani bene. avanti nessuno ti potrà Meglio dire mettere le niente. mani avanti, così Però dopo sei anche più tranquilla e più esatto, sciolta. però per esempio, no, se facessimo un gioco io e te adesso e io ti dicessi: questa mattina mi sono trovata a discutere con un medico che non credeva per niente a quello per cui ero lì. Cioè, lui non voleva la mia, lui non solo non credeva a quello che gli stavo dicendo, ma riteneva la mia presenza veramente inutile. Questa mattina sono andata da questo medico, tu non puoi capire che cosa mi ha fatto, non ha voluto minimamente parlare con me, mi ha lasciato in sala d'attesa 45 minuti, dopo 45 minuti sono entrata e ho detto: dottore, tocca a me, no, guardi, devo andare via. Ecco, per evitare il libro. C'è una bella differenza, Questo assolutamente. è. Tra l'altro, scusami se ti Sì. interrompo, c'è Andrea che ci ha scritto e dice a questo proposito: il narratore, credo, dovrebbe leggere come il lettore si immagini quel racconto. Allora, i lettori, Non è sicuramente una no, no, cosa più che altro facile, perché cioè, bellissimo, è bellissima come come idea. idea, secondo me Andrea è bellissima, Allora, davvero. E forse nel momento in cui c'è questo incontro in realtà, cioè tra il narratore e ciò che l'ascoltatore si aspetta di sentire, o quello che è, diciamo, anche il suo sì. modo di interpretare, sentire la voce del narratore, perché anche lì Certo, si tratta, secondo me, di un incontro, come per un brava, libro cartaceo, è proprio un incontro. Quindi anche quello che Andrea sostiene, secondo me, in qualche modo c'entra, come? perché appunto l'incontro avviene proprio nel momento in cui l'ascoltatore, in un certo senso, sente molto vicina, familiare la voce del narratore rispetto appunto alla storia che viene raccontata. Non so se Sì, sono sì. riuscita a spiegarmi, però anche quell'idea sicuramente è molto affascinante che ci propone Andrea. Sicuramente sì. E ti dirò di più, quando io, vabbè, tu lo sai perché lavoriamo spesso anche insieme, quando io, a parte l'audiolibro, faccio lettura ad alta voce con te, da sola, nelle mie puntate, eccetera, il complimento più bello, quando lo ricevo è sentire l'autore che dice: mi sembrava di ricordare quel tratto mentre lo stavo scrivendo. Hai usato la voce che io avevo in mente quando c'era quel personaggio lì. Ecco, questo mi vela la pelle d'oca, Un gran mi vela complimento, la bellissimo. pelle d'oca ancora adesso, perché rappresenta proprio la chiusura del cerchio, no? E questo a memoria me l'ha detto Alessandra Scagliola, me l'hanno detto, guarda, me l'hanno detto veramente tanti autori. E quindi è un qualche cosa che mi fa pensare, di essere sulla strada giusta. Poi, Sì, quindi praticamente c'è differenza di rispetto appunto a quello che ci dicevi tu. Tra il fatto di, cioè, la voce recitante a teatro, esatto. che quindi diciamo così proprio recita Brava, veramente, e la voce interpretata. che, esatto, la voce che interpreta la scrittura appunto di uno scrittore e quindi realizza la registrazione per un audiolibro, Esatto. proprio perché, come dicevi tu prima, si deve lasciare, anche narrando con la voce, la possibilità all'ascoltatore di immaginare. Esatto. Ed è quella la cosa più difficile da capire dall'altra parte, perché ci sono, al di là del Sì. fatto che io adesso voglio dire una cosa un po' forte, ma secondo me è vera e fondamentale e secondo me vale veramente per tutti. Dal momento in cui uno si espone a fare un lavoro, ritengo che la critica distruttiva e non costruttiva sia veramente umiliante e soprattutto, no, umiliante no, come ti posso dire, inutile.
Cioè, dal momento in cui una persona dedica del tempo, perché io mi sono confrontata recentemente con un attore doppiatore che fa tanti audiolibri e abbiamo parlato di questo, e lui mi diceva: guarda che leggere un libro è difficile, lui chiaramente ha molta più esperienza di Sì, me, no? immagino. Lui lo fa solo questo nella vita. Dice: ma guarda che è difficilissimo leggere tutto un libro. Quindi mi dice: credimi, tu le critiche prendile quando hanno un senso, ma quando sono pura cattiveria, lasciale perdere. Io questo Beh, questo in generale per tutta la per vita tutto bisognerebbe tenerlo sempre bisogna tenerlo presente. sempre a mente, però ci sono Però mestieri. può capitare che si ricevano delle critiche proprio legate a Basta questo cambiate su aspetto, cioè Audible. Andate a vedere la giusta che magari distanza. un ascoltatore magari si aspetta una voce che sta recitando, ma in realtà non è quello lo No, scopo di io una devo lettura ad alta arrivare, io voce devo, e io, recitazione di un esatto, io devo audiolibro. arrivare a te, ma non devo piangere, devi piangere tu. Io mi devo commuovere, questo anche in teatro in realtà, a parte chiaramente quando proprio l'attore deve piangere, allora è giusto che pianga, però Certo. cioè, più tu tieni, più dall'altra parte arriva, non so se riesco a spiegarmi, cioè Sì, se io adesso assolutamente. mi concentro un attimo, no? E comincio a parlarti con questa voce un po' rotta e ti dico: guarda, non credo di poter andare avanti così, non ce la faccio, perdonami, ma non ci riesco, no? Io ti sto trasmettendo, anche se non piango, una mia emozione. Poi adesso è buona la prima, quindi se c'è qualche attore dirà: oddio, Certo, però, è il bello della ecco, diretta. però, cioè, lo struggersi al microfono comporta per i tecnici uno sbattone infinito, perché devono togliere tutti quei. Sì, i A parte il respiri, tutto fatto che un quanto, conto è certo. respirare e un conto è continuamente tirare sull'aria, no? Cioè, io quando sento Certo. queste voci con l'aria, ma non in questo lavoro perché ognuno è bravo a modo proprio, ma in generale, proprio quando sento uno, anche in TV, al cinema, che per enfatizzare quello che pensa sia giusto fare, tira fuori tutta quest'aria, no? E ti dice: tu non puoi capire come sono stato male. Ora, non è Ti viene un po' proprio l'asma, Harry che in realtà. presento sedia al ristorante quando dici Esatto, anch'io, vabbè, ecco. quella è la scena topica. Senti, Lucia, abbiamo un commento, vorrei leggertelo. Lucia, allora, Alessandra Perilli ci scrive: Lucia legge con intonazione e lascia spazio alla immaginazione. Se piace la sua voce, arrivo, se piace la sua voce ti cattura e non molli più l'ascolto del libro. Sono pienamente d'accordo perché io ho ascoltato la giusta distanza di Sara Dattaro che tu hai registrato con la tua bellissima voce e devo dire, sai cos'è che ho pensato? Che la tua voce è perfetta per le sue storie. Questo. È proprio, si parlava di incontro tra quello che l'ascoltatore si aspetta e il lettore e devo dire che ciò che ho subito pensato è stato questo, è la voce perfetta per questa storia. Senti Lucia, visto che il tempo Sì. stringe e davvero io ho ancora tantissime domande da farti, e tra l'altro voglio invitare nuovamente chi ti sta Sì. seguendo a lasciarci anche la propria esperienza qui nei commenti relativa agli audiolibri, l'ascolto degli audiolibri e all'incontro con questo formato. Quindi scriveteci qua sotto perché dopo andiamo a scorrere tutti i vari commenti. Quindi nella pratica, come avviene la registrazione di un audiolibro e quali altre figure professionali vengono coinvolte? Quindi Sì, chiaro. cosa hai fatto proprio nella pratica quando ti sei recata a Milano per registrare Allora, questo tuo sì, audiolibro? vabbè, io sono genovese, quindi la trasferta a Milano ha comportato chiaramente un treno e tutto quanto. Il secondo audiolibro, il terzo saranno poi il terzo che devo iniziare a breve, saranno registrati a Genova e quindi vi risparmio il viaggio in treno. Ma in realtà quando tu arrivi in questo studio di registrazione può essere piccolo, medio, grande, c'è una stanza dedicata a te, insonorizzata, e davanti hai il leggio con il computer dove c'è già l'audiolibro e il libro. E qui è stata la mia prima figuraccia perché non avendo esperienza di tutto ciò, io sono andata bella tranquilla col mio libro sotto il braccio e lui mi ha detto: sì, così ogni volta che giri la pagina noi ci dobbiamo fermare per togliere il fruscio. Dico: ops, sorry.
Però si impara tutto, no? La seconda volta avevo l'iPad, quindi come tutte le Assolutamente. cose si È impara. il bello anche della prima Esatto. volta, della prima Esatto. esperienza. Poi ti mettono queste meravigliose cuffie dove tu senti la tua voce e allora ti sembra di parlare sempre fortissimo. Hai l'audio, quindi comunque ti sistemi tu l'audio e dall'altra parte come da essere da un vetro, c'è un vetro e dall'altra parte c'è il tecnico con tutti i suoi, con tutti i suoi strumenti atti ad ascoltarti, lui ti sente in cuffia, se fai degli errori ti ferma, se ti rendi prima conto tu ti fermi tu e quindi di Sì, fatto ti dirige il dirige un po' traffico, dirige fondamentalmente, ti dà, il... Sì. esatto, ti dà dei suggerimenti, insomma, Allora, sì, nel senso il più che delle volte non ti ci abbandona. sono tecnici e tecnici. C'è il tecnico che fa soltanto quello e allora l'attore deve essere scafato, saper fare tutto perché di fatto è come se schiacciasse play e si arrangia e per fortuna ce ne sono, ma non ce ne sono moltissimi di tecnici così. C'è il tecnico che ti dà delle info rispetto alla dizione perché magari sono tanti anni che fa questo mestiere e quindi è più pratico, poi ci sta che qualche parolina di dizione comunque sfugga. E poi c'è invece chi si appoggia proprio, ci sono degli studi di registrazione o addirittura è la casa editrice, credo, non vorrei dire una sciocchezza, ma ci sono delle situazioni nelle quali c'è un attore di supporto al lettore, al narratore. Ah, questo non l'avrei mai Sì, ci immaginato. sono, ad esempio c'era una persona che aveva un attore online, però non erano tutti presenti, non so se per il Covid o perché normalmente funziona così, io non l'ho avuto, so che qualcuno lo paga, quindi non so se lo studio di registrazione è una sorta di tramite, no? Cioè la casa editrice che contatta lo studio di registrazione e dice avrei bisogno che tu chiamassi una persona per... Se hanno già in mente una persona, ti dicono voglio Lucia Caponetto, altrimenti tu che fai questo mestiere da tanti anni, puoi anche fare una serie di provini. Ecco, io ho fatto un provino 2 anni fa a Milano, e dove sì, c'era un Margherita Ciociano, mi chiedevano è stato il mio primo provino di audiolibro, che non è andato bene perché cercavano una voce diversa, e in ogni caso ci può essere un attore che quindi ti aiuta magari giusto nell'interpretazione, piuttosto che nell'addizione, ci può essere. Nei miei 2 casi no. Ho avuto 2 tecnici e nel terzo caso non lo so perché non li ho ancora sentiti e quindi lo scoprirò solo vivendo. Lo scopriremo. Molto interessante anche questo aspetto. Devo dire che è un'esperienza molto simile a quella che si fa in studio di registrazione nel momento in cui si registra un pezzo, un Sì. musicale, quando si canta. E io nella mia vasta e diversificata esperienza lavorativa ho anche fatto un'esperienza simile, che è quella del doppiaggio. Ah, Ho doppiato un personaggio di un cartone animato giapponese ed è davvero? stata... Sì, ed è stata perché comunque ho lavorato anche per una impresa di doppiaggio cinematografico e quindi è stata un'esperienza bellissima. È diversa da quella di un Caspita. lettore ad alta voce, sicuramente, però come esperienza in studio, quando mi dicevi del leggio, mi è tornato in mente questo ricordo, che è un ricordo per me splendido perché è stata un'esperienza E davvero sei stata unica, bravissima, un'esperienza perché io l'ho bellissima. trovato difficilissimo. Io ho doppiato Uma Thurman in... Ah, Ovviamente, però. ecco, scusa se è poco, è il tuo cartone animato, cioè Shalla, però... Io che pensavo Capito? di rivelare No, chissà quale invece io scoop, ho no, doppiato invece. Uma Thurman in un esercizio durante un Non seminario. posso competere con No, Lucio no, aspetta, aspetta, Caponetto, perché niente da no, fare. no, aspetta, aspetta, perché io ho doppiato costei che aveva questa ciliegia in bocca quando conosce John Travolta, adesso vabbè, andatevi a rivedere il film di Quentin Tarantino e è stato fantastico perché io ho scoperto di essere completamente incapace di fare il doppiaggio. Beh, sono due cose diverse, doppiaggio e anche lettura ad Sì. alta voce, Mi sono sono proprio data due poco professioni tempo, mi sono diverse. data poco tempo perché in 12 ore ho deciso che non ero e addirittura la voce di De Niro, Stefano De Sando, che doppia tantissimo adesso su Netflix, è un attore molto molto bravo e in quei 2 giorni di full immersion di doppiaggio devo dire che mi sono divertita moltissimo, ho provato anche a doppiare i Simpson, Lisa dei Simpson.
E caspita, io pensavo, no, bellissimo. fantastico, però pensavo di essere più brava, c'è poco da fare, cioè avevo quest'idea che avrei trovato il mio mestiere, quindi avendo fatto così fatica ci sono rimasta male e ho deciso che non fa per me. Quindi complimenti a te che sei riuscita poi in privato mi racconterai bene questa esperienza perché... Te la racconterò, ma ci sta, non bisogna essere bravissimi in tutto, anzi, l'importante è trovare ciò in cui il nostro talento e l'amore per quello che vogliamo fare si È possa vero. realizzare, assolutamente. Ho un'altra domanda per Sono te. pronta. Allora, qual è? Questo mi incuriosisce molto, perché anch'io ho avuto esperienza a livello di vocalità Sì. e sono curiosa di sapere. Cosa ne pensi di questo? Ovvero, qual è il lavoro che fai tu te stessa, non solo vocalmente, ma anche appunto come preparazione, per appunto predisporti alla registrazione, per prepararti alla registrazione di un audiolibro, partendo ovviamente da quella che è ed è stata la tua esperienza nella realizzazione di un prodotto di questo tipo. Allora, ci sono attori, probabilmente perché lo fanno da tanto tempo, che leggono alla prima. Cioè, domani mattina mi chiamano per un romanzo, io vado col romanzo davanti, inizio. E soprattutto penso che questo accada quando davvero magari loro hanno 7-8 audiolibri al mese da fare e quindi magari non riescono a leggere il romanzo. Io per ora sono fortunata. E preferisco leggerlo prima, quindi facendolo poco ad oggi, perché sarò a tre quando inizierò e finirò questo. La mia idea è di leggerlo prima. Come mi preparo? Cerco sempre di tenere a mente gli insegnamenti che ho ricevuto, e quindi ci sono dei momenti nei quali si racconta qualche cosa, e quindi io cerco di impostare la voce sul racconto. C'è il ricordo e quindi ti cambia. Mi fa sorridere perché probabilmente se adesso voi ascoltaste, no, un capitolo dove vi dico tutte queste cose, forse voi la sfumatura non la sentireste, no? E allora mi verrebbe da dire ho toppato in toto il lavoro, ma in realtà a volte sono proprio percezioni che tu hai e che pensi di dare e magari le dai o magari non riesci a darle fino in fondo. Cioè, io mi faccio questi appunti, poi spero di riuscire il più possibile ad arrivare al pubblico. Quindi ci sono dei momenti particolarmente commoventi. Io nel secondo audiolibro che ho fatto per un'altra casa editrice, c'era un capitolo particolarmente triste. Io mi ricordo che mi sono emozionata, no? Non ho pianto, ma mi sono emozionata. Quando io arrivo a quell'emozione lì, che può essere di felicità o può essere di tristezza, mi viene la pelle d'oca. Quindi io ho la percezione di essere arrivata rispetto al mio modo di lavorare, poi non piacerà a tutti, ma a un certo punto sai Certo, che ti dico, non puoi non si piacere a può piacere a tutti, tutti a ecco, prescindere, quindi non mi che metterei cavolo, problemi più di tanto in questo quindi dal senso, momento in guarda. cui tu ritieni di aver fatto tutto il tuo, va bene così, c'è chi apprezzerà e chi non apprezzerà. Per fortuna sono più quelli che apprezzano che quelli che non apprezzano, ma chissà perché noi ci fissiamo sempre su quelli che no. Questo vabbè, è un'altra puntata. Quindi mi preparo Ne parleremo nella nel prossima prossimo puntata, appuntamento, esatto. ne avremo da Avremo tanto da dire. dire. E quindi di fatto succede questo, mi preparo così, lo leggo attentamente, non è detto che lo legga una volta soltanto, se ci sono capitoli che per me sono ostici, li leggo più volte, posso tranquillamente andare da Graziella Martinoli che mi ascolta e in un secondo e mezzo risolve, ad esempio c'era un tratto della giusta distanza all'inizio per me difficilissimo perché non c'era punteggiatura, no? Ed era un tratto molto lungo. Allora, io già tendo, quando sono agitata, a rimanere senza fiato e spero di riuscire a risolvere questa cosa, perché si sente quando non hai più fiato, no? E quindi è anche un po' il mio modus operandi narrativo, quello di avere la voce un po' rauca, che normalmente non ho. Quando mi metto la Tratto che a me cuffia, piace meno tantissimo, male. a me fa impazzire. A me, infatti l'ho notato perché quando parli normalmente non ce l'hai, però quando leggi ad alta voce nell'audiolibro appunto della giusta distanza di Sara Vattaro, l'ho notato, a me piace tantissimo, mi fa Mi viene impazzire questo quando hai la voce graffio, così un po' sì. rauca, che a volte un po' si specchia.
un pochino, è molto espressiva, ma allo stesso tempo, come dicevi tu, riesci a tenere quella distanza La giusta necessaria, no? distanza. Perché non siamo la esatto, a proposito, la giusta distanza, come appunto dicevamo, perché un conto per chi magari ha raggiunto solo l'ora, un conto è recitare a teatro, un conto è leggere per realizzare un audiolibro. Sono proprio due Mondi diversi, sì. modalità differenti e penso che non sia neanche così tanto No. facile appunto leggere ad alta voce, trasmettendo comunque emozioni senza essere risultare troppo teatrali. Esatto. Comunque, al di là di, esatto, al di là di questo. C'è un commento di Alex che Sì. vorrei leggere, se ti fa Sì. piacere. Spero, allora, dopo vado a recuperare anche altri commenti, spero di non perdermene qualcuno per strada. Allora, Ale, che risaluto di nuovo e ringrazio perché ci segue sempre e spesso anche con lui Confronto. mi confronto per quanto riguarda gli ascolti. E davvero è sempre molto, molto interessante come scambio. Allora, ci scrive: penso che il lettore debba capire qual è l'elemento portante del libro, la passione sentimentale, il dramma, eccetera, e cercare di fare in modo che esso in generale sia restituito. Bravissimo. Sì, hai colto Hai perfettamente usato il l'italiano che non senso. riesco mai a usare nelle dirette, non so, mi perdo in vocaboli inutili. E invece tu Ale. sei proprio, hai proprio detto quello che è. Cioè, Riesci sempre a centrare la io ti questione, sì. porto in quel posto, però poi sei tu che ci devi mettere tutto il resto, perché altrimenti tu non fai un piffero. Cosa fai? L'ascoltatore passivo. Io ho ascoltato un audiolibro, ma non dico di altri, però ho ascoltato un audiolibro che mi ha preso talmente tanto. Intanto, vabbè, c'è anche da dire un'altra cosa sugli altri audiolibri, sugli audiolibri, che io non so onestamente se dipenda dai budget, da che cosa dipenda. Ci sono audiolibri a più voci e con la musica. Allora, Sì, è vero, ci sono anche queste io ne ho differenze. ascoltato Sì. uno e devo dire che guidando, perché anche lì bisogna capire un attimo, io ho visto il grande Gatsby che tu hai messo, io l'ho ascoltato un po', ma in macchina non è facile da ascoltare quel libro lì, anche se Santa No, è Maria è molto soggettivo, eh. bravissimo. È molto soggettivo l'ascolto. Io l'ho ascoltato anche in macchina, però ovviamente non è da Brava. tutti, perché comunque la capacità di concentrazione è molto soggettiva. Bravissima. Quindi se uno in macchina non riesce a concentrarsi, è Che meglio lasci che perdere. lo ascolti in Sì, altri che lasci momenti perdere in della macchina, giornata sì, in cui certo. riesca a seguire di più. Io veramente, appena ho la possibilità, mi metto ad ascoltare. No, io Quindi, ascolto però, volentieri anche in ripeto, è macchina, sempre ma dipende, soggettivo. esatto, cioè l'ascolto Dipende dal dipende dal libro. Ci libro, sono libri che anche dal effettivamente narratore. c'è quello che è certo che sì, però effettivamente ci sono romanzi di per se stessi che creano magari un'angoscia o una tensione tale che magari preferisci giusto stare sul divano o mentre fai le pulizie te lo godi di più che in macchina che Certo. magari vieni distratta da mille cose. Personalmente un romanzo a più voci, letto con quelle voci strepitose che ho ascoltato io, mi sono innamorata di Liliana Bottone e devo dire che sembrava proprio di esserci, quindi io posso anche capire che un ascoltatore dica: sì, vabbè, tutto il tempo che palle la stessa voce, va bene, si vede che non fa per te. Io che apprezzo la singola voce, perché altrimenti potrei spararmi, visto che io ambisco a farlo più spesso, e io che comunque adoro la singola voce che mi racconta, che si modula certamente, quando ho Certo. ascoltato questo quartetto, devo dire che l'ho rivissuto come se avessi visto una serie su Netflix. Cioè, io a volte dicevo, ma sta Che cosa quando ve bello. l'ho vissuta? Pensando di averla vista alla televisione, perché poi io visualizzo la qualunque, e quindi io potrei. Anch'io tantissimo. Comunque, Tantissimo. meraviglioso. Poi sì, è sempre un'esperienza soggettiva, sia nel modo di Sì. fruire l'audiolibro e anche nei momenti della giornata che riusciamo o che vogliamo anche dedicare all'ascolto. Però appunto, io lo dico sempre, è come quando ti scegli un libro. Bisogna cercare. Brava. Bisogna cercare l'audiolibro che fa per te, bisogna cercare anche la voce che riesce a trasmetterti di più, Assolutamente. con cui ti trovi più in sintonia, e sicuramente il catalogo Audible dà una grandissima possibilità in questo senso, perché si può spaziare tra titoli diversi, Ma voci ne ha differenti, anche una marea, tipologie, una che sono marea. una marea.
Ci sono tipologie lette da una singola voce, oppure a più voci, con o senza musica, quindi lascio a voi davvero questa entusiasmante scoperta, perché appunto funziona, non so se prima l'ho detto, la formula un po' alla Netflix, e quindi vi potete sbizzarrire davvero come preferite. Ci sono altri commenti. Il tempo scorre e io ho ancora tantissime cose da chiederti, Lucia, non so La come dividiamo farò, in due dovremmo puntate rifarne e facciamo un'altra. Audible punto Esatto. secondo. No, Esatto. 2.0, scusa. Andrea Sì? ci scrive, io lavoro sul diaframma, Sì. sì, sicuramente chi lavora con la voce utilizza appunto il diaframma, perché appunto è una voce, si tratta di voci impostate. E, poi tipo Auris ci scrive sempre, e io allora a questo punto vado avanti, Lucia, Cioè, con ne altre vedo un domande, o altro. volevi aggiungere Vedo un'altra, il qualcos'altro? problema è quando, riascoltando quel libro e quel narratore 2, 3, 4 volte, non ho capito se gli manca di scrivere qualche, se sta continuando a scrivere o sono io che non ho capito. Il problema, Io non lo non lo vedo. vedi? Il problema è No, no. quando, Ah sì, riascoltando quel Andrea. libro e quel narratore 2, 3, 4 volte. Ah, il problema probabilmente, forse, se ho capito Certo. bene, Andrea, ma nel caso scrivici qua sotto, non vorrei interpretare male, forse conviene anche variare un po', Ah, nel senso ok. che sicuramente È lo trovi stesso la libro, voce che ti poi. piace di più, il narratore, eccetera, anche lo stesso libro, però avendo ampia scelta, secondo me è molto importante cercare. Poi magari c'è quella cosa che ti piace di più, quella che ti piace di meno, però visto che Audible, ad esempio, offre davvero tantissimi titoli, perché non approfittarne per cercare anche di scoprire, anche di aprirsi a nuovi orizzonti. Certo. Per me l'audiolibro è stato proprio una rivelazione, mi ha davvero rivoluzionato tantissimo proprio il modo di leggere, perché affiancare al libro l'ascolto, per me è stato un completamento proprio di quella che è l'esperienza letteraria che faccio quotidianamente. Quindi davvero lo Sì, consiglio veramente. a tutte e a tutti. E Andrea dice sì, quando lo riascolti, allora ok. Ti faccio un'altra Sì. domanda, Lucia. Da professionista, quindi un po' già ce l'hai detto, però volevo un po' comprendere dal tuo lato, perché io la mia esperienza l'ho raccontata, però volevo capire anche da una professionista che appunto gli audiolibri li registra, come vivi il rapporto tra libro e audiolibro? Sai che c'è sempre un po' questa diatriba, no? Cioè, tra chi ama gli audiolibri e chi invece magari è un po' diffidente, perché è molto attaccato, molto legato al cartaceo. Poi, ovviamente, ripeto, è sempre questione di gusti, ognuno è libero di fare quello che crede, quello che si sente, però diciamo che ognuno vive un po' questo rapporto in maniera personale. Io ho detto la mia, tu cosa ne pensi di Io credo che questo? l'audiolibro sia un'opportunità, perché l'audiolibro in principio nasce per persone che non possono vedere, quindi nasce per i non vedenti, no? La necessità di far ascoltare. E poi il mondo frenetico che ci insegue, a parte in quest'ultimo anno e mezzo, ahimè, che abbiamo avuto un po' di un po' tanto freno, no? Però normalmente siamo sempre super impegnati. E quindi personalmente io arrivo alla sera che magari ho più piacere, ahimè, di guardarmi due puntate della serie TV piuttosto che leggere. Quindi in questo caso io, se non esistesse Audible, perderei qualcosa. Audible ti dà l'occasione di recuperare il tempo che non hai da dedicare al cartaceo. E questo è un È vero. aspetto, e questo è un aspetto. Secondo, ti dà l'opportunità di ascoltare e di magari soffermarti su cose che leggendo il cartaceo ti sono sfuggite. Sì, sono E d'accordo. viceversa. Perché è vero, sono d'accordo, perché a me è capitato di ascoltare un libro che avevo già letto anni prima, e mi sono resa conto che, anche se conoscevo già la storia, anche se il libro l'avevo già letto, quella dell'audiolibro e del sonoro è stata proprio un'esperienza
a sé stante, peculiare, un'altra cosa, Guarda, tra l'altro io bellissima, sarà che ho il beccato libro giusto. il libro giusto, sono stata fortunata, eccetera, però io ho capito davvero questa cosa. Io non amo le descrizioni nei romanzi, non è vero che non le amo, non amo le descrizioni troppo lunghe, cioè tendenzialmente, soprattutto se è un giallo o se c'è una storia d'amore che si deve risolvere, ma lo faccio quasi con la televisione che vado avanti per andare al sodo, no? Quindi lo faccio Tu vuoi veramente. subito Io devo scoprire cosa capire, quindi meno succede. male che sono queste robe che puoi guardare a lungo e un libro non finisce, capito? O meglio, sì, finisce, però caspita, se c'è un punto clou puoi anche dire ti mi do due schiaffi e non dormo finché non lo finisco, no? E, secondo me, invece l'ascolto della descrizione, va da sé che sì, puoi mandare avanti, anche diventa difficile però mandare avanti con l'audiolibro e poi trovare il punto dove eri. Quindi l'occasione è per rimanere di più su un tratto e apprezzarlo, che magari col cartaceo più in fretta scarti. Ma scarti non perché sia bello, ma per pigrizia o per necessità di sapere che cosa succederà dopo. Ecco, io ricordo che una ragazza mi aveva detto che, e gli ho detto sei l'unica nella vita, e non credo ne conoscerà mai più, che lei parte dalla fine per capire se un libro lo vuole leggere oppure Io è una cosa che non riuscirei no. mai Ma a io non l'avevo fare, mai sentita nella assolutamente. vita, pensavo avesse qualche patologia strana, invece no, è una ragazza normalissima che lei dice io per leggere un libro devo vedere se mi piace e lo capisco alla fine. Lei legge la fine. Io sono non mi ricordo nemmeno Io chi sia. proprio anche quando sono alla penultima pagina e Poi magari a sinistra ho l'ultima, proprio leggo così e o copro la pagina perché assolutamente non voglio leggere le ultime parole, perché quando arrivo lì è proprio un momento in cui non deve succedere niente, non deve squillare il telefono, nessuno mi deve parlare perché sennò rischia la fulminazione immediata, all'istante, immediata, proprio immediata. E quando invece leggi un assolutamente. libro e pensi che sia finito e poi giri pagina e vedi che c'è ancora un capitolo? Esatto, mi è Che capitato anche figata, questo, una ci gioia rimani. pazzesca. E la stessa Assolutamente. cosa è quando ascolti, perché io che ascolto in macchina tendenzialmente non ho la possibilità di vedere i capitoli, di capire se quello è l'ultimo capitolo, a meno che non si titoli epilogo. Ecco, poi un'altra cosa che io detesto fare invece negli audiolibri è dare il nome dei capitoli. Cioè io mi accorgo che faccio una fatica a dire capitolo 1, capitolo Ah sì, 2. E immagino. allora l'ultima volta l'abbiamo fatto tutti insieme, no? Perché poi io divento anche Ah, ecco, così precisetti, ti sei tolto il pensiero però subito. volevo dare la stessa intonazione. Adesso in questo devo capire un attimo se ci sono mi sa che ci sono i nomi dei personaggi, quindi è fantastico. Anzi, io chiuderei proprio con una paginetta di incipit, ce l'ho là che mi guarda. Potremmo anche chiudere con l'incipit del mio prossimo audiolibro, se tu vuoi. Allora, abbiamo pochissimo Sì. tempo, volevo Sì. leggere, se no ho No, paura fai, fai, fai. che ci chiudano, Lucia. Allora, volevo leggere alcuni Sì. commenti. Intanto, Veronica Sì. Rindone, scrive: non ce la farei per quanto Certo, riguarda, a immagino, leggere alla essere fine, l'ultima anche parte. Ale. Esatto, poi Ale, no, iniziare dalla fine mai, ma infatti immaginavo Ale perché sarebbe una cosa veramente difficilissima da fare. Allora, Lucia, visto che hai preparato questa bellissima conclusione per noi, in cui ci leggerai In realtà non qualcosa, l'avevo preparata, ma lo vedo lì. era Vado a evidente. prenderla, Ah, fai te come ero benissimo. preparata. Vado a prendere, intanto io ne approfitto per ringraziare tutte voi e tutti voi che oggi ci avete seguito alla scoperta del mondo degli audiolibri. Io ringrazio moltissimo Audible per avermi dato questa opportunità, perché questa diretta è realizzata appunto in partnership con Audible e spero di avervi un po' introdotto a questo mondo che per me è splendido e appunto io già ascoltavo audiolibri su Audible già da diversi anni, quando poi ho ricevuto l'email di Audible in cui mi faceva appunto la proposta di diventare Audible Advisor, potete immaginare la mia gioia perché io già avevo l'abbonamento con Audible e quindi ero davvero felicissima di parlare degli audiolibri e del mondo di Audible perché io mi sono sempre trovata benissimo e quindi mi piace anche molto condividere questa mia esperienza. E se volete fare una prova, vi invito a farla perché tanto
potete usufruire della prova gratuita, esatto, di 30 giorni su Audible, e in quei 30 giorni potete provare la piattaforma e anche vedere se gli audiolibri fanno per voi e potete sicuramente spaziare fra tantissimi titoli. Esatto. Iniziano ad arrivare tutti i Bene. ringraziamenti, ma io in primis, Lucia, E ringrazio io tantissimo ringrazio te te. per aver condiviso con noi questa tua bellissima esperienza professionale e penso che davvero sia stato, per me è stato molto interessante scoprire il dietro le quinte del tuo lavoro. Spero che ci saranno altre occasioni Certamente. per parlarne assieme. Ti lascio la parola, abbiamo giusto un minutino, Quando spero va, va. che ci Quando va, va. basti. Intanto guarda, io ho deciso di leggere la seconda di copertina, così do un'idea del romanzo che sarà. Intanto vi dico, guardate che meravigliosa copertina, Sara Rattaro, una felicità semplice, che sarà una delle nostre puntate nel nostro format del quale vi parleremo a tempo debito, Sperinen Kufer, e nella banner c'è scritto prima della giusta distanza, cioè giusta distanza e poi questo. Quindi 30 giorni di abbonamento gratuito, fate in tempo a ascoltare la giusta distanza, lasciare una recensione bella, grazie, se no non lasciate nulla, e io vi leggo la seconda di copertina e ringrazio tantissimo te Mari perché è stata davvero, davvero una bellissima puntata. Grazie dell'importanza che mi hai dato, Grazie a te. grazie. Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto veloce all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi all'improvviso un uomo l'afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E così quella commissione insignificante diventa un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, o addirittura tra la vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un velo davanti agli occhi e si vede per quella che è davvero. Una madre che non ha ancora sanato la frattura profonda che la divide da sua figlia e una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di rifarsi una vita. Una vedova chiusa in un dolore indicibile e una donna che crede di avere già amato abbastanza, forse di non avere nemmeno più diritto alla felicità. È un istante sospeso. Tra mille variabili, mille possibilità, una fatale follia o un soccorso insperato, un futuro da cancellare o un nuovo inizio per rinascere. È l'incipit geniale di un romanzo che sa sorprenderci e metterci in discussione ad ogni pagina, perché tutti noi, come Cristina, siamo sospesi tra occasioni che non sappiamo cogliere e scorci di felicità che ci fanno paura, tra mani che la vita ci tende e assi nella manica che potrebbero regalarci la mossa vincente. Il destino potrà confonderci con i suoi percorsi imprevedibili, ma a salvarci sarà solo il nostro coraggio, quello di inseguire i nostri sogni o di concederci l'occasione di amare di nuovo. Che meraviglia! Grazie Lucia. Questo tra l'altro è un libro che ho ricevuto anch'io e ringrazio anche Sara Lattaro e la casa editrice e ve ne ho parlato anche oggi nel post di stasera, quindi se volete potete dare un'occhiata anche lì. Grazie a Lucia Grazie. Caponetto, lettrice ad alta voce, per questa tua importantissima testimonianza. Grazie a tutti e a tutte voi. Federica ci scrive Grazie bravissime. Federica, Grazie Federica. grazie. A Alla presto. prossima e grazie a Ciao, Audible. è vero, grazie Audible. Ciao. Ciao!